Benvenuti in questo angolo di cultura sull'arte marziale. In particolar modo oggi parleremo di Cori Uccinali per Q Food for Thought, quindi cibo Cori Uccinali per pensare. E questa sarà un'intervista di varie interviste che sono state fatte a livello mondiale in diverse lingue da diversi maestri. E oggi per l'Italia intervistiamo il maestro Marco Forti, quarto dan di Cori Uccinali e rappresentante del Cori Uccinali in Italia. Benvenuto Marco. Grazie, maestro Lucio Maurino, intervistatore di grande pregio, quindi mi sento veramente onorato di essere stato, di avere te come intervistatore. Grazie mille, benvenuto. Sono felicissimo di farti questa intervista perché finalmente possiamo, diciamo così, fare anche un po' di chiarezza su tanti aspetti che in questi anni hanno portato in Italia ulteriormente la conoscenza del Cori Uccinali e quindi dell'arte che tu rappresenti, diciamo, in nome del maestro Patrick McCarthy, nono Dan Hanshi. E quindi poi ci parlerai tu un po' di tutto. Allora, benissimo. Io direi di cominciare chiedendoti innanzitutto quando hai iniziato la pratica, come e perché poi ti sei avvicinato al Cori Uccinali. Bene, allora, io ho iniziato la pratica da bambino, era il 1976, non avevo ancora compiuto 8 anni, e nell'unico dojo di karate della mia città dove si praticava lo stile Shotokan, stile che poi ho continuato fino al 2010. Non sono mai stato particolarmente attratto dall'aspetto sportivo, il mio interesse principale era l'arte marziale in quella che ritenevo essere la sua caratteristica originaria, cioè l'autodifesa. E forse anche per quello che poi crescendo e quando in particolare poi mi sono dedicato anche all'insegnamento, trovavo alcune parti di questa pratica poco soddisfacenti. Trovavo uno scollamento, ad esempio, tra quella che era la pratica del kumite e la pratica del kata, cioè tutte le tecniche che praticavamo nel kata non le trovavo nel kumite. La scoperta di quello che era nascosto nei kata era uno dei miei più grandi interessi e chiaramente poi vedere quelli che erano i bunkai, vale a dire le applicazioni delle tecniche contenute nei kata che venivano proposte all'epoca, sai, mi sembravano veramente poco credibili e in molti casi anche inapplicabili al di fuori di quelli che potevano essere dei contesti di tipo sportivo o con avversari, aggressori non collaborativi. E così ho iniziato anche a guardare al di fuori del mio stile, a guardare al di fuori anche del karate, facendo delle pratiche marziali, diciamo, parallele, che mi hanno dato sicuramente degli spunti, mi hanno fatto vedere un po' le tecniche che già praticavo con occhi diversi, però chiaramente ero ancora lontano, diciamo, anni luce da quello che stavo cercando. E quello che probabilmente è stato un punto di svolta è stata la lettura per l'ennesima volta del Bubishi, ma per la prima volta concentrandomi sul nome di chi lo aveva tradotto in inglese, Hanshi Patrick McCarthy, che ancora non. Perdonami, per chi non conoscesse il Budishi, ci vuoi dire proprio in breve di che cosa si tratta? Assolutamente, il Bubishi è una collezione di scritti di epoche diverse che proviene dalla Cina, che è considerata la vera e propria Bibbia del karate perché contiene in diverse sezioni che si occupano anche di argomenti differenti, dall'uso delle erbe medicamentose all'uso di strumenti particolari per l'allenamento, ma anche parla di forme che poi sono state trasportate ad Okinawa. È un po', diciamo, un testo scritto che anche dai maestri okinawensi era tenuto in altissima considerazione. E Hanshi McCarthy è stato il primo a tradurla in una lingua occidentale, in particolare in inglese. E come ti dicevo, non mi ero mai soffermato più di tanto nel nome del traduttore, e questa volta invece sì, quindi ho iniziato a fare qualche ricerca su internet e ho scoperto che Hanshi McCarthy aveva anche un'associazione internazionale, che era l'International Ryukyu Karate Research Society, in italiano la Società Internazionale per la Ricerca sul Karate delle Ryukyu. E ho deciso di iscrivermi, attratto soprattutto dall'opportunità di poter attingere ad una mole notevole di ricerche in lingua inglese che è disponibile appunto per tutti gli iscritti. E qui sottolineo il fatto che chiunque può iscriversi all'IRKRS, indipendentemente dal grado o dallo stile che pratica.
E proprio grazie a questa iscrizione sono anche venuto a conoscenza di un metodo didattico creato da Mercati che si chiamava Coriucin, che si chiama Coriucin Adi, che io all'epoca non conoscevo. Ho iniziato ad acquistare qualche DVD didattico, a dare un'occhiata agli esercizi più semplici che mi sembravano però veramente molto interessanti, tanto che ho iniziato a introdurli come pratica parallela durante le mie lezioni. E poi l'anno successivo, nel 2009, per vicissitudini che non sto qui a rivangare, praticamente ho lasciato la palestra di quello che era stato fino a quel momento il mio maestro, e insieme ai miei allievi abbiamo fondato una nuova associazione sportiva dove comunque continuavo a insegnare Shotokai, però affiancavo sempre di più degli esercizi tratti dal curriculum di base del Coriucin Adi, partendo chiaramente da quelli più semplici. Fino a che nel 2010 ho avuto l'opportunità di partecipare al primo seminario che Hanshin Mercati ha tenuto in Italia, e grazie all'organizzazione dell'amico e maestro Paolo Gasbari, agenziano di Roma, e in quell'occasione, poi parlando col maestro e esprimendogli il mio interesse, lui mi ha autorizzato ad aprire il primo gruppo informale di studio. E poi parlando con i miei allievi abbiamo praticamente deciso di abbandonare totalmente lo Shotokai e dedicarci proprio alla pratica del Coriucin Adi, con una transizione che è stata accompagnata inizialmente da un grande entusiasmo, ma come potrai immaginare anche da una grande difficoltà, perché quando hai il tuo maestro agli antipodi, perché Hanshin Mercati abitava a Brisbane, noi siamo in Italia, quindi proprio più lontano di così non era possibile, ma grazie alla tecnologia e anche all'aiuto di altri maestri europei, in particolare ricordo Shihan Jim Sint dalla Danimarca, Kyoshi Olaf Krei dalla Germania, Kyoshi Ante Brambaka dalla Finlandia e tanti praticanti europei ci hanno aiutato in questa transizione, correggendo gli errori e aiutandoci appunto in questa nuova avventura. Comprendo benissimo e immagino inizialmente la difficoltà di dover modulare, rimodulare di nuovo più che altro, diciamo, la visione, gli schemi di movimento, di insegnamento, di apprendimento, insomma, quindi penso sia stata un momento abbastanza importante, difficile anche da affrontare. Sì. Ora e ora guardare filmati, ma alla fine... In maniera proprio più particolare, più profonda, cos'è che ti ha colpito della pratica del metodo Coriucin Adi? Allora, la prima cosa che mi ha colpito in assoluto, che poi credo anche che sia quella che colpisce la maggior parte delle persone che entrano in contatto con il Coriucin Adi, è proprio la struttura didattica del sistema. Cioè un sistema integrato, molto completo, e a partire dalle basi teoriche, e qui c'è l'interessantissima teoria degli atti abituali di violenza fisica, poi una forte attenzione anche ai principi della biomeccanica, che sono un po' esemplificati nell'ambito del Coriucin Adi anche dal funzionamento delle cinque macchine antiche o cinque macchine semplici, che sono la leva, il cuneo, la vite, la puleggia, l'asse fisso e la ruota, poi parametri per la corretta applicazione della tecnica, quindi l'arma anatomica che si utilizza per colpire, il bersaglio, la direzione, l'angolo, l'intensità, e anche lo sfruttamento dei riflessi spinali per creare quelle che sono delle risposte predeterminate, oltre poi chiaramente a tutto quello che è l'aspetto pratico, quindi il curriculum di studio molto ampio che tocca, se vogliamo, tutti gli ambiti del contatto fisico, sia l'aspetto percussivo, che è quello che i karateka conoscono meglio, fino ad arrivare al corpo a corpo, ai soffocamenti, agli strangolamenti, alle tecniche di controllo articolare, alla sensibilizzazione dei punti vulnerabili, agli sbilanciamenti, alle proiezioni, alla lotta a terra. Insomma, un curriculum talmente ampio che non si rischia sicuramente di annoiarsi nella pratica. Poi diciamo anche che più ci si addentra nella pratica e più diventa anche chiaro il quadro d'insieme, cosa che non è subito facile avere proprio perché è un sistema molto articolato, e più secondo me si apprezza proprio la struttura didattica di tutto il metodo, e in questo credo che Hanshin Mercati abbia fatto un'opera a dir poco geniale. Quindi praticamente stiamo parlando di una pratica a tutto tondo, un po' che vede il karate come sua, nelle sue origini, diciamo così, proprio come una pratica completa, a differenza di quello che oggi si pensi, che sia magari una disciplina più incentrata solo su pugni, calci e qualche proiezione, insomma.
Sì, esatto. Diciamo che l'evoluzione per motivi storici si è un po' limitata all'aspetto percussivo, lasciando in secondo piano altri aspetti come quelli delle proiezioni che pure esistevano nelle origini. Basti guardare le prime edizioni dell'Ippolito Funakoshi, anche dove sono peraltro riportate. Nel Koryu Shinade proprio c'è un'attenzione a tutte le distanze e a tutti gli ambiti del confronto fisico, arrivando addirittura alla gestione della lotta a terra e delle sottomissioni, cosa che normalmente nel karate, anche in quegli ambiti dove vengono introdotte le proiezioni, comunque normalmente manca. Benissimo, benissimo. E prima hai accennato a quelli che sono gli atti abituali di violenza fisica. Ci puoi spiegare in maniera un po' più approfondita di che cosa si parla? Perché sembra un concetto molto molto interessante. E in effetti è veramente un concetto molto interessante, perché nel Koryu Shinade gli atti abituali di violenza fisica sono proprio le premesse contestuali sulle quali si applicano tutte le tecniche. E nascono proprio da una delle esigenze che Hanshin Mercati ha iniziato a sentire come più pressanti subito dopo aver abbandonato il mondo delle competizioni. Cioè lui cercava qualcuno che potesse insegnargli ad utilizzare delle aggressioni realistiche come contesto dal quale imparare le tecniche, l'applicazione delle tecniche, anziché limitarsi a quello scenario, diciamo, tecnico stereotipato in cui l'attaccante si limitava a fare attacchi con il pugno diretto o calcio diretto, caratteristiche queste che sono invece comuni agli ambiti cosiddetti tradizionali. Poi, mancando proprio questo tipo di insegnamento, comunque non lo ha trovato, per cui questo lo ha proprio spinto a iniziare un processo di ricerca che lo ha portato prima a identificare questi atti di violenza fisica abituale, quindi le aggressioni comuni che venivano effettuate ovviamente in un contesto civile, senza armi e uno contro uno, a classificarli e poi soprattutto a strutturare un sistema didattico che utilizzasse degli appositi esercizi a due persone per ricreare quegli atti abituali di violenza fisica e su questi atti abituali di violenza fisica creare dei modelli difensivi e applicativi efficaci proprio per l'arte marziale. Benissimo, molto, molto interessante questo concetto, perché ovviamente fa comprendere che prima dell'ambito, diciamo così, meccanico e tecnico c'è l'ambito della risposta, diciamo, emotiva e anche proprio diciamo sensitiva della persona, no? In questo senso, quindi molto molto interessante. E un altro concetto molto importante è che oggi nel karate in generale, come hai detto all'inizio nell'introduzione, diciamo le persone, soprattutto adulte, i maestri, sono molto interessati al concetto del bunkai. E l'approccio, quindi diciamo l'analisi delle parti, se così vogliamo dire, e quindi poi la reale applicazione di queste forme, di questi kata che poi si praticano nei vari stili, nei vari modi, insomma. Oggi l'approccio è quello di partire dal kata, quindi dai movimenti di queste forme, e cercare di ricavarne poi l'applicazione. So che invece nel Koryu Shinade c'è un concetto leggermente, diciamo, completamente diverso. Ci puoi spiegare bene questo approccio? Certo. Allora, parto facendo un piccolo passo indietro e ricollegandomi al concetto che abbiamo visto adesso degli atti abituali di violenza fisica. In pratica, alla base del Koryu Shinade ci sono esercizi specifici a due persone che vengono chiamati Futari Geiko. Letteralmente Futari Geiko significa proprio allenamento a due persone. E sono quegli esercizi grazie ai quali è possibile proprio allenare la capacità di rispondere efficacemente agli atti di violenza fisica di cui abbiamo parlato prima. In pratica, all'interno di un ambiente controllato che è il dojo, si ricreano questi atti abituali di violenza fisica e si utilizzano le diverse strategie difensive che sono offerte dal curriculum del Koryu Shinade per neutralizzarle. E tutto questo si fa attraverso una specifica progressione didattica, nel senso che si parte chiaramente da una velocità ridotta contro una resistenza passiva e poi piano piano, prima gradualmente, poi esponenzialmente, si va ad aumentare la velocità, l'intensità e anche l'aggressività. Chiaramente tutto questo quando l'esperienza dei praticanti lo consente, e sempre chiaramente avendo a cura l'incolumità del compagno di allenamento, proprio per far sì che piano piano questi esercizi delle persone diventino il più simile possibile ad un'aggressione reale. Spesso Mercati fa l'esempio dei due leoni, dei due cuccioli di leoni che imparano a combattere
proprio attraverso il gioco, prima da piccolo in maniera goffa e impacciata, poi sempre più decisi e potenti, tanto che guardare due leoni giovani che si azzuffano è molto simile a vedere due leoni adulti che combattono. E qui si arriva ad un aspetto interessante, ricollegandomi alla tua domanda, che è proprio quello che nel Koryushinadi il kata non è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo. È un punto di arrivo nel senso che... Posso chiederti una cosa, prima di andare proprio nello specifico del kata, diciamo che un principiante, prima di andare a studiare realmente il kata, fa tantissima pratica a due persone con il proprio compagno attraverso questi esercizi di cui parlavi. Assolutamente sì, esattamente sì. Il primo kata normalmente si inizia a praticare, e sto parlando di kata propedeutici, non dei kata classici, dopo un paio di anni di pratica normalmente, per arrivare ai kata classici solamente più avanti. E quindi c'è prima tutta una pratica fatta con gli esercizi a due persone che serve proprio a creare questi modelli difensivi. Il kata è proprio visto come non un qualcosa che insegna una tecnica, che insegna una strategia difensiva, ma come un punto di arrivo che culmina un insegnamento già appreso e appreso proprio attraverso quegli esercizi a due persone di cui abbiamo parlato. In pratica, estraendo le parti difensive di questi esercizi a due persone e combinandole in schemi geometrici precisi che si ottiene il kata. Quindi nel Koryushinadi fondamentalmente si arriva al kata come passaggio finale, quando già si conoscono le relative applicazioni e quindi il significato degli schemi difensivi che lo compongono. Il kata diventa in pratica uno strumento mnemonico e di pratica individuale che serve proprio per poter allenare anche a solo quei principi e quei modelli difensivi che si sono già studiati precedentemente nelle tecniche a due persone. Bene, un concetto che in effetti ha realmente un senso, perché ti permette poi di acquisire, diciamo così, delle risposte nella pratica a due persone che poi puoi, diciamo, da un punto di vista ideomotorio riproporre a solo, però ormai hai acquisito bene nella pratica il lavoro a due, quindi un concetto molto molto utile anche dal punto di vista proprio della pratica a due. Sì, questo è in effetti anche uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente, proprio il fatto di arrivare al kata con la consapevolezza di quello che realmente si sta facendo. Perfetto, perfetto. E poi andando avanti ancora a scoprire il Koryushinadi, c'è la possibilità poi di lavorare a due persone non in maniera, diciamo così, preordinata, ma in maniera più istintiva, più libera? Quindi c'è la rottura di questi schemi difensivi prestabiliti, c'è una modalità più libera appunto di poter lavorare poi? Certo, assolutamente. In pratica la pratica dei futari geiko ha una sua evoluzione, che nel Koryushinadi è una tecnica, una pratica che viene chiamata Riai Tegumi o Riai Kumite. Tegumi e Kumite fondamentalmente è lo stesso termine scritto con gli stessi due ideogrammi che possono essere invertiti, ed è un allenamento sui principi. In pratica nel Riai Kumite ogni praticante si trova a dover gestire un flusso continuativo e interconnesso di atti abituali di violenza fisica, in questo caso non predeterminati come nel caso dei futari geiko, e a cui ovviamente dovrà reagire andando a ripescare quei meccanismi mnemonici di difesa che ha studiato nella fase precedente. Tieni conto che il Riai Kumite parte in posizione retta, ma poi può svilupparsi nel corpo a corpo, con le proiezioni andando a terra e utilizzando vari strumenti presi proprio dal curriculum di studio, quindi tecnica di impatto percussivo, proiezioni, prese, soffocamenti, strangolamenti e così via. E qui ovviamente applicando diversi livelli di resistenza aggressiva a seconda del nostro compagno di allenamento. Perché nel Riai Kumite è comune trovarsi a lavorare con persone che hanno non solo una corporatura completamente diversa dalla nostra, ma anche un'esperienza diversa dalla nostra. E qui è importante, secondo me, proprio dosare la resistenza aggressiva, perché lo scopo del Riai Kumite non è tanto quello di vincere o sottomettere il nostro compagno di pratica, quanto quello di sviluppare quella che Hanshi McCarthy chiama la spontaneità funzionale, cioè quella capacità di adattarsi ad ogni situazione e di essere in grado di rispondere efficacemente alle aggressioni in un contesto come quello dello scontro fisico, che è assolutamente imprevedibile. E questo credo che sia un ottimo strumento per mettere alla prova la propria pratica e anche vedere quali sono i progressi fatti.
se poi si dosano bene questi livelli, diciamo, di aggressività, si consente anche a chi è meno, ha meno esperienza di aumentare il proprio livello di efficacia, e questo porta anche ad un aumento del livello, diciamo, di competenza di tutto il dojo, e aiuta anche persone più esperte ad avere la possibilità di confrontarsi con compagni di allenamento sempre più efficaci, insomma. Diciamo che è una maniera molto molto, come dire, delicata e anche intelligente di superare quel gradino che solitamente si va ad incontrare come difficoltà quando si passa, definiamo così, dall'accademia alla pratica spontanea, perché molto spesso nelle arti marziali tutto funziona finché è prestabilito, quando poi si va a lavorare in maniera istintiva e naturale ovviamente ci si blocca e non si sa più cosa fare, e quindi si rimane in balia dell'evento, insomma, che sta accadendo. Esatto, anche perché poi quello è proprio il momento in cui, quando qualcosa può andare storto, come diceva la legge di Murphy, è proprio il momento in cui va storto. Quindi in effetti avere comunque un'indicazione di progressione didattica anche in questo ambito è un aiuto, soprattutto per praticanti che non sono più giovanissimi e che comunque hanno un'esperienza nelle arti marziali magari, diciamo, ampia, ma che possono allo stesso modo riuscire ad avere dei grossi vantaggi da questo tipo di pratica. Comprendo, comprendo. Quindi penso che questo approccio abbia, come dire, cambiato notevolmente la tua visione del karate, delle arti marziali in genere. Come pensi che abbia influito su di te in tutti questi anni? Beh, sicuramente è stato, da un lato, aver trovato quello che cercavo, e quindi è stata una grande soddisfazione da questo punto di vista. È stato anche un modo per ritrovare un grande entusiasmo che, onestamente, devo dire la verità, negli ultimi anni, prima di incontrare il Koryuchinade, avevo perso. E sicuramente mi ha dato una visione completamente diversa dell'arte marziale, un modo di viverla in maniera molto più completa e con una consapevolezza soprattutto molto più ampia, grazie proprio alle indicazioni che Hanshi Mercati ci ha dato con questo metodo, per me molto, molto efficace, anche se vogliamo proprio guidato in maniera eccellente. Fantastico. Ma adesso, se mi permetti, visto che il tempo è tiranno, ti vorrei proporre di invertire per un attimo i ruoli e vorrei io farti una domanda. Me lo consenti? Assolutamente, assolutamente. Allora, volevo chiederti. Allora, intanto faccio una premessa. Voglio dire, il maestro Lucio Maurino, atleta con un palmarès incredibile, correggimi se sbaglio, se non ricordo male, tre volte campione del mondo e 9 volte campione europeo nel kata squadre, senza contare gli innumerevoli piazzamenti e risultati individuali. Poi maestro formatore di atleti di altissimo livello, quindi arrivato ad un livello dove molti di noi non possono nemmeno immaginare di arrivare, che a un certo punto decide di rimettersi in gioco, partire con un nuovo progetto, quello dell'Accademia Karateka Italia, dove all'interno c'è anche il Koryuchinade. Volevo chiederti, che cosa ti ha spinto verso il Koryuchinade? Cosa hai trovato di interessante? In effetti, sentendo le tue parole in questa intervista, io ho rivissuto tutto quello che ho provato dall'anno, diciamo così, 2014, anno in cui io sono venuto da te a Cesena per il consueto annuale seminario di Hanshi Patrick McCarthy a Cesena, e lì nel weekend di pratica che abbiamo fatto insieme, prima di tutto ho avuto il piacere di conoscerti non solo come bravo maestro, bravo insegnante, ma anche proprio come persona, e quindi poi oggi siamo diventati amici. E lì in quel weekend, diciamo, per me è stato folgorante, perché diciamo, il maestro McCarthy ha questa grandissima capacità di riuscire, prima di tutto teoricamente ma poi anche praticamente, a mettere in atto tutti gli aspetti di cui tu ci hai che tu ci hai illustrato in maniera eccellente in questa intervista. E quindi lì la mia curiosità di cominciare ad approfondire appunto il Koryuchinade. Diciamo, da esperienza mia personale, sia come atleta che come tecnico, ovviamente venendo dalla parte agonistica, diciamo, l'esempio che faccio sempre è quello di andare alla ricerca della punta di una montagna
che ovviamente può rappresentare la vittoria della gara più importante, che per me è stato il campionato del mondo, visto che le Olimpiadi ancora non erano accessibili. E nel momento in cui tu arrivi in alto, a quel punto cominci a chiederti cos'è che puoi fare per andare oltre. Allora, nel momento in cui cominci a ricercare, cominci a chiederti, a porti delle domande su cosa poi potrai fare nel futuro, diciamo che questo triangolo con la punta, con il vertice verso l'alto, comincia ad invertirsi, e poi piano piano il triangolo si inverte. Quindi da quella punta, da quella base, il vertice si apre verso l'alto e comincia ad aprirsi, cominciando a darti l'idea di questa grande possibilità di pratica a tutto tondo. E questo per me è stato appunto il Kōryū Chinami, che rappresenta davvero un'arte e una scienza allo stesso tempo, del karate, ma anche dell'arte marziale in genere. Quindi veramente, veramente colpito da questo aspetto. Bene, grazie mille della tua risposta. Io a questo punto vorrei chiederti, Marco, quindi se qualcuno diciamo in Italia vuole praticare Kōryū Chinami, cos'è che deve fare? Se puoi darci anche dei riferimenti logistici, ma anche sul web, per vedere, insomma, così almeno abbiamo un po' di notizie anche di questo. Assolutamente. Allora, è possibile avvicinarsi al Kōryū Chinami attraverso due progetti in Italia, che sono progetti paralleli, che sono Kōryū Chinami Italia, il sito www.koryu-chinami.it, e tramite l'Accademia Karateka Italia, che se non ricordo male il sito è www.karatekaitalia.it, giusto? Correggimi se sbaglio. E sono due progetti paralleli che sono portati avanti da me e dal maestro Lucio Morino in amicizia, come penso si possa già intuire, ma anche in piena collaborazione, ed è possibile appunto praticare Kōryū Chinami attraverso questi due canali tranquillamente, anche sperando di poterlo rifare prima possibile con proprio la presenza di Anshi Patrick McCarthy, che invitiamo annualmente in Italia e che speriamo di poter riabbracciare materialmente presto, non appena questo periodo passerà. Insomma è un augurio che ci facciamo tutti, e con la speranza viva che questo si possa realizzare per ritornare a calcare il tatami insieme. E Marco, che cosa dire? Io veramente sono compiaciuto ed onorato di questa intervista che ho potuto farti, e ovviamente rivolgo a te, anche al maestro Anshi Patrick McCarthy, i miei più cari saluti, e nella speranza appunto di rivederci presto, ti rimando alla prossima. Perfetto, io ti ringrazio molto, e vorrei anche ringraziare Anshi Patrick McCarthy per l'opportunità, e soprattutto per essere la guida che per noi è, anche nonostante la distanza. E a questo punto segnaliamo anche il sito del maestro McCarthy, che è www.koryu-chinami.com. Grazie a tutti e grazie ancora. Grazie ancora Marco, quindi consiglio vivamente i vari appassionati di karate e di arti marziali in genere di farsi un giro, di approfondire un po' tutti questi concetti che abbiamo visto, sui riferimenti che abbiamo dato. E vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!